L'inverno sta passando, quindi è giunto il momento di tenere i vostri componenti freschi. Per cui oggi parliamo di un dissipatore a liquido che mi è stato mandato gentilmente da Endorfy e più precisamente. Il navis f 280 dissipatore a liquido con radiatore da 280 mm con un prezzo estremamente interessante e delle performance che mi hanno stupito in positivo prima di tutto le cose importanti il video sarà diviso in quattro parti unboxing del prodotto design del prodotto montaggio del prodotto e performance del prodotto quindi avete tutto completo non potete lamentarvi riguardo alcun particolare e credetemi sarà un video molto molto interessante riguardo un prodotto che merita davvero nell'ultimo periodo abbiamo cominciato questa collaborazione con Endorphy e eh, stanno tirando fuori una marea di prodotti estremamente interessanti eh, spero infatti in futuro di poter provare un alimentatore magari un dissipatore ad aria però per adesso sono rimasto estremamente contento di questo dissipatore a liquido. Come molti di voi sapranno io adoro i dissipatori a liquido per le performance che riescono a dare e soprattutto per il look e il design che riescono a dare tutto il vostro case. E Endorphin fatto di design non si smentisce davvero. Mai anche a partire dall'unboxing del prodotto perché è tutto molto minimal con una scatola che non è assolutamente colorata, si vede color cartone. È una cosa che a me piace davvero tanto. Mi ricorda molto gli unboxing di NZXT. NZXT ha praticamente un design molto minimal e molto elegante. Loro invece hanno un design, anche nell'unboxing, come ho detto, estremamente minimal nella parte esterna, perché appunto la scatola è cartone. Ma quando andate ad aprirla ci sono colori un po' dappertutto: c'è il bellissimo nero del dissipatore, c'è il giallo della classica letterina di Endorphy, um, c'è anche il blu delle scritte di Endorphy su carta grigia e qualcosa che a me piace davvero tanto e che ho apprezzato anche quando mi hanno mandato la loro tastiera. Il dissipatore arriva con il radiatore già fornito di ventole, con un ottimo routing dei cavi, e in fatto di ventole stiamo parlando delle Fluctus 140 PWM. Sono appunto delle ventole da 140 mm o 14 cm. Personalmente parlando eh, mi piace il design, sono estremamente minimal, non hanno LED e per chi vuole una build in effetti Total Black potrebbero essere la scelta ideale. Oltretutto arrivano con un connettore PWM e un altro cavo per poterne collegare due assieme, cosa che appunto è stata fatta sul dissipatore e in pratica c'è un solo cavo che esce dalle due ventole che deve essere collegato sulla porta CPU fan della vostra scheda madre. Per quanto riguarda la pompa, ha ah, tipo un brushed finish, è praticamente plastica spazzolata che dà l'idea di essere metallo, non è assolutamente metallo. Però il design ci piace eh, davvero tanto perché senza dover ricorrere a vari bracket di adattamento è già compatibile con tutti i socket al momento sul mercato. Io l'ho provato con un Socket M4 e non necessita di una piastra custom per essere montato. Quindi suppongo che sia anche compatibile col Socket AM5, quindi con i Ryzen 7000, anche grazie all'enorme eh, piastra di rame. Che è veramente grossa, che può andare a coprire in effetti qualsiasi tipo di processore, eh, tranne forse 3DRipper. Ma lì sappiamo che è un discorso un pochettino diverso. Sempre rimanendo sulla pompa, abbiamo alimentazione sata e cavo eh, per regolare la velocità della pompa. Quindi l'alimentazione sata deve essere collegata assolutamente a ah, un ingresso SATA presente sul cavo del vostro alimentatore e il cavo PWM deve essere collegato alla porta e AIO Pump sulla vostra scheda madre. Tutto bello, tutto figo, il design mi piace davvero tanto, io apprezzo tanto le lucine colorate, apprezzo tanto i LED, però apprezzo anche quando un prodotto non presenta alcuna luce ed è comunque elegante di per sé. Quindi tanta tanta roba. Brava Endorfi. Il montaggio è molto straightforward, prendete il radiatore, lo fate combaciare con le guide del vostro case e eh, devo essere sincero, mi piace anche il feeling delle viti. Eh, io ho montato una marea di dissipatori a liquido, dissipatori a liquido un pochettino più rinomati, dissipatori a liquido un pochettino meno rinomati e molte volte anche in alcuni di marca eh, abbastanza blasonata, le viti non entravano in maniera comoda e fluida. Qui non c'è questo problema, potete tranquillamente cominciare ad avvitare la prima vite con le dita e lei entrerà fino a un certo punto, poi ovviamente avrete bisogno di un cacciavite. Per il socket M4 ci sono questi comodi standoff che devono essere avvitati alla piastra posteriore della scheda madre, dopodiché togliete, attenzione, la pellicola sul cold plate del dissipatore, mettete la pasta termica sul processore, appoggiate la pompa sul processore e dovete ricordare di inserire le quattro molle che escono in durazione sugli standoff prima di avvitare il tutto, così che le tolleranze siano giuste e uh, le, la distanza tra water block e cpu sia quella giusta molto semplice anche avvitare queste ultime viti con le dita non c'è stato alcun problema a uh, farle arrivare più o meno alla, a metà corsa poi ovviamente avrete bisogno di un cacciavite per andare a stringere il giusto però tanta tanta roba montaggio estremamente semplice approvato parliamo ora di prestazioni e qui c'è una premessa da fare Uh, se mi seguite su Instagram sapete che purtroppo ho distrutto il mio amato Ryzen 7 5800X perché stavo cambiando il mio vecchio dissipatore a libido da 280 mm, cioè il Pure Loop 2FX di Be Quiet. Un dissipatore a libido che io reputavo essere tra i migliori, sia per design sia per prestazioni. E eh, purtroppo sapete come funziona: il processore rimane incollato al call plate, vado a scollarlo, cade, si piegano i PIN, è successo un casino. Ad ogni modo, i test sono stati fatti su un Ryzen 5 3600X, che so non essere ovviamente il processore con un output termico. Tra i più estremi sicuramente. Però riesce comunque a richiedere 1.5 volte dalla vostra scheda madre se non abilitate alcuna limitazione via software. E credetemi, qui adesso succede qualcosa di molto interessante. Partiamo dal Pure Loop 2FX, ok? Ho lanciato un test su Cinebench R23 perché in quel caso il processore viene sollecitato tanto, quindi richiede più potenza, riesce a erogare più calore. E in quel caso un dissipatore buono. Si si vede da un dissipatore che non è così buono. In single core il Pure Loop 2FX è riuscito a mantenere il 3600X con una frequenza eh, di punta di 4.4 GHz e l'ha mantenuto a 53.6 gradi. Più o meno, queste sono le prestazioni termiche che potete aspettarvi in game, perché i giochi. La maggior parte dei giochi, la stragrande maggioranza dei giochi utilizza ancora molto il single core. E per il Pure Loop 2 FX non è assolutamente un problema riuscire a mantenere il 3600X su una temperatura più che accettabile. Ci dato un punteggio di 1242. Ma l'Endorfi, il Navis F280, è riuscito comunque a tenere la stessa frequenza di punta di 4.4 GHz, ma con 5 gradi e mezzo in meno. Quindi 48.1 gradi e un punteggio leggerissimamente superiore, 1253 punti. A livello di punteggio non è assolutamente una grande vittoria, perché qui siamo sempre um, nell'ordine dell'errore sistematico, ma ad ogni modo, raga, sono 5 gradi in meno. Quindi io non so che dire, è tanta tanta roba per Endorfi. E adesso arriva il test serio, cioè il test multicore. Il test multicore è quello che eh, strizza per bene il processore e il PureLoop 2FX è riuscito a mantenere... Tutti i core del 3600X a una frequenza di 4.2 GHz con una temperatura massima di 663 gradi e un punteggio di 8802 punti, il che è qualcosa di estremamente normale per un dissipatore di fascia alta riuscire a tenere queste prestazioni. Endorfi però batte ancora B Quiet da questo punto di vista, perché con una frequenza di 4.2 GHz tutti i core... È riuscito a mantenere il processore sui 61,5 gradi, quindi 5 gradi in meno, 4 gradi e 8 in meno, e un punteggio di 8.844, quindi 42 punti in più che, vi ripeto, su un test sintetico come Cinebench significano ben poco. Ora però, se questo pattern si mantiene tale su tutti quanti i processori, quindi diciamo più o meno 5-4 gradi in meno, il Pure Loop 2FX sul 5800X, che avevo testato prima di distruggerlo, riusciva a mantenere 72 gradi su un test multicore e 55 gradi su un test single core. Può darsi che l'Endorfi in effetti, riesca anche in quel caso a tenere delle prestazioni decisamente migliori e ovviamente le, delle temperature più basse uh, personalmente parlando il modello da 280 mm è solo uno dei miei preferiti che ho cominciato ad apprezzare negli ultimi mesi um, per fortuna il Navis arriva anche con radiatore da 240 mm, radiatore da 360 mm quindi potenzialmente potreste assemblare un PC davvero davvero potente con una CPU davvero davvero grande e davvero potente con il radiatore da 360 mm di Endorphi. Allora l'MSRP del dissipatore al momento è di 98 euro ma lo trovate su Amazon alla modificazione cifra di circa 101 euro quindi molto molto vicino all'MSRP Costa circa 40 euro in meno rispetto ai dissipatori da con radiatore da 280 mm di marche più blasonate. E nulla funziona decisamente bene. Avete garanzia di 3 anni sul dissipatore, garanzia di 6 anni sulle ventole. Quindi, nella malaugurata occasione in cui qualcosa dovesse andare storto, basta un attimo contattare Endorfi e loro vi cambiano il prodotto. Avrei magari solamente un suggerimento per migliorare la durata del di tutto il loop perché. Come ho detto, per il dissipatore di Be Quiet ci sono due feature estremamente importanti, e cioè: uno, una vite per aprire il loop e per rifillare il liquido, che io credo sia qualcosa di veramente game changing. E la pompa che non è sul col plate del dissipatore perché sul dissipatore di Be Quiet la pompa si trova appunto sui dubbi, così che essa sia sempre irrorata di liquido, non si creino bolle d'aria strane e quindi il tutto può continuare a funzionare nei secoli dei secoli. Amen. Per cui in descrizione ci sono tutti i link del caso, è un dissipatore che io consiglio decisamente, è qualcosa che mi, mi ha stupito seriamente e sarei curioso in effetti di provare anche la versione da 360 mm con un processore decisamente decisamente più energivore e più caldo tipo il mio 5900x o magari boh un Ryzen 7000 di fascia alta detto ciò io vi ringrazio per aver guardato il video ringrazio ancora Endorfi per avermi mandato il Navis F280 tanta tanta roba spero di provare qualche altro prodotto perché veramente stanno spaccando di brutto per cui mi raccomando mi piace campanella iscrizione e ci vediamo un prossimo video sempre qui sul punto di G sempre qui con vostro G ciao ciao belli